Ciao a tutti ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in questo nuovo video. In questo video andrò a parlare della stanza delle necessità, o stanza Vai e Vieni, uno dei luoghi più misteriosi, affascinanti e nascosti della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Il primo a menzionare la stanza delle necessità è Argus Gazza nella Camera dei Segreti, che si riferisce ad uno sgabuzzino che scompare. Nel quarto libro, invece, Silente menziona anche egli codesta stanza al ballo del ceppo e per agevolare ulteriormente la narrazione andrò a leggervi le righe in questione. Avviene in un discorso tra Silente e Igor Karkaroff al ballo del ceppo. «Oh, non mi sognerei mai di pretendere di conoscere tutti i segreti di Hogwarts, Igor», disse Silente in tono amabile. «Solo stamattina, per esempio, ho preso la direzione sbagliata mentre andavo in bagno e mi sono ritrovato in una stanza di magnifiche proporzioni che non avevo mai visto prima, che ospitava una collezione di vasi da notte davvero notevole. Quando sono tornato indietro per guardare meglio, ho scoperto che la stanza era sparita. Ma devo tenerla d'occhio, è probabile che sia accessibile solo alle 5:30 del mattino, o che compaia solo quando la luna è a un quarto». O quando colui che la cerca ha la vescica straordinariamente gonfia. Come scopriamo nel quinto libro, la stanza delle necessità è una stanza che può essere scoperta solo da chi ne ha davvero bisogno, dove costui troverà tutto ciò di cui necessita. Questa stanza è situata al 7° piano, di fronte alla razza di Barnaba il babbeo bastonato dai troll. Per farla apparire bisogna passarci per 3 volte, pensando intensamente a ciò di cui si necessita. È protetta da varie magie, ed una di queste è quella che la rende indisegnabile. Infatti non compare nella mappa del malandrino. In Harry Potter e l'Ordine della Fenice ci viene mostrata la stanza che in questo caso prende la forma di un luogo nel quale gli studenti hanno la possibilità di svolgere le riunioni segrete dell'esercito di Silente, nelle quali Harry insegnerà loro ad utilizzare vari incantesimi, come vediamo nel quinto libro. Inoltre, Fred e George, piccola curiosità, parlano che dicono che per loro due tempo prima la stanza divenne un nascondiglio per nascondersi da Gazza e per il custode stesso divenne invece una stanza piena di detersivi quando la sua scorta era agli sgoccioli. È Dobby che svela l'esistenza di questa stanza ad Harry, che così potrà istruire i compagni. Nei film la trova Pachok. Cristo, Yates. Dobby la trovò per la prima volta nel tentativo di nascondere Winky, che era dipendente dalla burro birra, e così nella stanza trovò dei vari rimedi per essa. Curioso che quando Harry si recò nella stanza delle cose nascoste, ovvero questa, per nascondere il libro di pozioni del misterioso principe Mezzosangue, trovò senza saperlo uno degli Horcrux di Lord Voldemort, il diadema di Priscilla Corvonera. Lo utilizzò per riconoscere la posizione del libro mettendo la tiara sulla parrucca di un busto di pietra di uno stregone. Come vediamo nel sesto libro, Draco Malfoy la utilizzò per il suo ingegnoso piano di introdurre Mangiamorte all'interno del castello di Hogwarts. Non è risaputo se la stanza delle cose nascoste fu ancora utilizzabile dopo che Vincent Tiger scatenò l'ardemonio all'interno della stanza. Nel settimo libro viene invece utilizzata dagli studenti ricercati come oppositori del nuovo regime scolastico imposto da Piton e Del Garro, senza essere costretti ad entrare in clandestinità ed ostacolando continuamente i loro piani. Bene ragazzi, quel che c'era da dire sulla stanza delle necessità finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento che è sempre apprezzato e non dimenticate di iscrivervi. A presto ragazzi e ragazze!